Salve a tutti ragazzi, bentornati dal vostro Jack and Jack 96 Gamerida. Questa volta ci ritroviamo su Fallout 3. Allora ragazzi, ci siamo lasciati qui che praticamente nello scorso gameplay abbiamo raggiunto Washington, centro di Washington, per andare al museo della tecnologia. Dov'era, 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 dov'era? Eccolo qua, museo di tecnologia. Ma, no, non voglio un cazzo. Ma prima di andare lì, praticamente ragazzi, vi volevo far vedere come ho sistemato casotta. Come ho sistemato casetta cara. E poi dopo ci andiamo subito, senza nessun problema. Ho dato una questione di estetica, niente di che. Guardate un po'. Tutte le munizioni, che per il momento ho. Anche le munizioni nucleari. E vabbè, poi dopo qua ho messo tutta la roba che ho comprato. I biglietti qua, ok, tutta la roba qui. Guardate quante munizioni che per il momento abbiamo. E non sono ancora tutte, eh. E È bello comunque. vederti vivo e vegeto, Beh, signore. grazie. Comunque, qui ho comprato il banco da lavoro e ho comprato anche. Dogmit, sei un bastardo. E ho comprato anche il jukebox. Eccolo qui, il jukebox. Sentiamo il jukebox. Non si può sentire perché la radio di GNR è rotta. E poi, ah no, lanciò missile è cascato, ma comunque stava in piedi, vabbè. Vabbè, sì, ciao, ciao, ciao. Comunque, usciamo. E ci dirigiamo direttamente al Museo della Tecnologia. Forza, ci andiamo subito. Ditemi se vi piace la casa come l'ho sistemata, perché non è niente male. Ogni volta che io comincio, sempre una nuova run, chiamiamola così, in stile Dark Soul di Fallout 3, me la sistemo sempre così la casa, perché mi piace, non lo so, c'è un certo non so che. Comunque, entriamo dentro il museo della tecnologia. Ah, comunque, ragazzi, per chi non lo sa questa cosa, vi faccio vedere che ho scoperto da solo per quanto ci ho nerdato su sto gioco. Ah, vabbè, ve lo dico dopo, aspettate. Oh, su, vieni qui che ti faccio un altro headshot. Pure a te cominci il primo headshot. Sì, te l'ho fatto, ma ancora non sei morto. Mo' sei morto. Ok, headshot. Bitch. Liscio. Liscio, tu mi dici. Non prendere il mio dogmit. Vieni qua, stronzo. Guarda come scappa. Tanto il mio dogmit ti ucciderà. Sappilo. Vai, dogmit, uccidilo. Io te l'avevo detto. Mi dispiace, ma il mio dogmit non la si sfugge, brutto stronzo. Ok, comunque stavo dicendo, allora prendiamoci i stat boy. Qui ci stanno i stat boy. E qui c'è l'illustrazione per gli stat boy. Se li volete, potete anche bloccare il video e ve lo leggete. Ma stavo dicendo che qui praticamente, ragazzi, c'è uno step, chiamiamolo così, per poter prendere l'arma leggendaria. Un'arma leggendaria, praticamente fucile d'assalto cinese potenziato, che fa un doppio, triplo dei danni. Non mi ricordo bene quanto fa, però comunque è potenziato a bestia. Buono. Però prima di farlo, cerchiamo qui in giro. Ecco, mi ricordavo che qui c'era una trappola. Salta qua sopra. Ok, dai. Dogmi, te levati dal cazzo. Qui non ci sta niente, qui non ci sta niente. Ok, perfetto. Andiamo a vedere all'altro bagno. Qui dentro cosa ci sta? Qui non ci dovrebbe essere niente. Vediamo un po'. Sì, invece che c'è. Non ci sta niente, non ci sta niente. Niente, qua è rotto. Niente. Ok, perfetto. Andiamo a vedere qui. Non ci vado. Ok, ci andiamo leggermente più tardi. Tutto qui. Allora, praticamente, cosa consiste sto step? Ci sono tre terminali che dobbiamo trovare dentro il Museo della Tecnologia. Prima è questo. Voi che cosa fa? Aspetta, 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 aspetta. Perché non si può salvare? Perché? Perché? Fammi salvare, ti prego, fammi salvare. Ah, aspetta, perché considera nemico la torretta. Secondo me, se mi ricordo bene. Ok, vediamo. Manco per. Aspetta, ce ne sta un'altra? Sì. Ish. Aspettiamo un attimo che distruggo queste stronze. Ok, ora è esatto, posso salvare, perfetto. Voi che cosa fate? Salvate tranquillamente, andate su sto terminale e se ci sta la funzione, questa qui, numero 000, significa che il terminale è giusto. Gli altri terminali saranno 001 e 002, se mi ricordo bene. Voi lo aprite e vi leggete questo qua, praticamente una persona che vi dice ho il tuo bottino, bla bla bla, ci vediamo, poi dopo ci incontriamo e ti do una cosa. E questo si chiama Prime. Ok, adesso dobbiamo scegliere il numero giusto. Ora non mi ricordo bene a memoria, però se non sbaglio dovrebbe essere 030. Errore. Quindi cosa fate? Voi prendete, caricate, ritornate qui, ricaricate un'altra volta
e vi andate lì tranquillamente senza nessun problema. Vi ricordate che lo 0,30 non era giusto, quindi era lo 0,49, se mi ricordo bene. Sì, bla 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 bla, 0,01, sì, ehi, dai, 0,49 dovrebbe essere giusto. Errore, non è vero un cazzo. Vedete, vi doveva dire numero 001 confermato, era lo 019. Ora non me li ricordavo tutti a memoria, ragazzi, quindi c'è. Comunque, richieste 3 conferme. Che significa? Dobbiamo trovare altri due terminali, tutto qui. Intanto io i terminali me li ricordo dove si trovano, quindi senza nessun problema andremo lì e andremo a spaccare i culi. Però prima di andare avanti, andiamo per di qua, dove c'è il terminale delle torrette, per attivarle e prendere punti. Giustamente, attivare il terminale. E ci prendiamo i big punti, eccolo qui. Vediamo un po' se riesco alla prima botta. Se no, ve lo taglio. Ma fanculo. L'ultima volta, datemi la possibilità. Oh, ok, sono stato bravo, eh. Dai, sì, sono stato bravo, su. Tanto adesso le torrette non ci stanno più. Potete usare queste torrette per uccidere subito super mutanti. Però vabbè, sti cazzi. Qui c'è un bel martello, martello da fabbro. Qui non ci interessa. Aspetta, tu vieni con la testa? Sì, esatto. Dai, aumentiamoci di 2 la mia energia. Ecco qua. Perfetto. E adesso possiamo anche proseguire senza nessun problema. Allora, innanzitutto ricarichiamo questo, che c'è stato un colpo solo, non l'avevo notato. Ok. E per proseguire tranquillamente andiamo per di qua. Come potete vedere qui potete osservare un bellissimo aereo della seconda guerra mondiale. No, non è della seconda guerra mondiale, sicuramente è l'aereo, il primo aereo che hanno costruito quelle due persone, che adesso mi ricordo il nome, mi dispiace. E qui c'è praticamente. Potete vedere come è stato creato il volto, vi dice tutto quanto del volto. Però io non, per non perdere tempo, sti cazzi, andiamo avanti. Comunque guardate quanto è bello sto volto, pieno di sangue, eccetera, eccetera. Qui potete vedere le illustrazioni, lui vi spiega tutto, però vabbè, noi attiviamo tutto. Sti cazzi, attiviamo tutto, fuck the system e ce ne andiamo, yeah. L'unico volto bellissimo è il volto 101, mi dispiace. Ok. Sì, auguriamo. Ciao. Mamma mia. Non me lo posso far sentire, perché se no staremo qui 10 minuti tanto per sentire quello che dice. E comunque il secondo terminale dovrebbe essere o questo o quello a destra. Ora lo controlliamo subito. Vediamo. Non era questo, quindi era questo. Eccolo qua. Vediamo un po' se me lo ricordo subito. Era lo 053. Mamma mia, son genio. Ok, vedete? Richiesta 3 conferme. Manca l'ultimo che sta esattamente da quest'altra parte. E noi siamo venuti qua per andare su questo modulo lunare. Lì ci sta un'antenna che dobbiamo prendere. Tutto qui. Adesso noi possiamo passare da due parti. O di qua, o di qua. Io vado di qua. E ovviamente stanno anche i super mutanti, è logico. Allora, siamo nascosti ancora, eh. Spingiamo un attimo la lucina. Riusciamo a fargli. No, non riusciamo perché ci hanno sgamato subito. Volevo fargli l'attacco stealth. Ah, questo è brutto. Merda. C'ha fucile d'assalto. Merda, merda, merda. Non va bene stanno. Gli faccio troppo poco danno. Vieni qua, dai. Morici. Stronzo che non sai altro. Ok, prendiamoci queste munizioni qui, che sono per sto fucile che stiamo usando. Usiamo un pochino di più sto fucile, dai, sti cazzi. Dov'è? Sta sotto. Arrivo, stronzetto che non sai altro. Sì, invece. Può essere. Bastardo che non sai altro. Ok, finiamo di uccidere l'altro supermutante. Dovrebbe stare sopra, esatto. Ok, fatto fuori. Ora, ragazzi, l'ultimo terminale sta qua. Dovrebbe essere questo. Vediamo, non mi ricordo. Però mi ricordo che sta vicino al missile. Però dovrebbe essere questo. Esatto. Infatti è questo. E dovrebbe essere il. Vediamo, 105. Errore. Lo sapevo che sbagliavo. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. E lo sapevo. Cazzo. Vabbè, riproviamo un'ultima volta insieme. Se non va bene, taglio. Non è nessun problema. Allora, vediamo un po'. Abbiamo detto che il 105 non era giusto, quindi era il 99. Errore. Ma porca troia. Mannaggia a me la mia memoria di merda. Ok, ragazzi, era il 113 l'ultimo. Noi otteniamo il codice. Bel lavoro, bla bla bla. Sì, adesso ci possiamo incontrare in un posto che ci dirà poi praticamente
il luogo dove dobbiamo incontrarle sarebbe questo. No, aspetta, era. Sì, era qua, era la stazione metropolitana di Jury Street, esattamente dietro il volto 101. Qui, se andate qui, ci sono ristoranti. Tanto in questo gameplay ve lo faccio vedere, non vi preoccupate. Non è che ci andate da soli, non vi preoccupate, proprio nessun problema. Vi faremo sto pezzo della missione principale e poi andremo tranquillamente lì. Ok, allora questo qui l'avevo lottato, ok, perfetto. Andiamo sopra, più sopra, sempre più sopra, verso l'infinito e oltre. Vediamoci queste munizioni. Perfetto, questi qua sono sempre buoni quando andate un po' la roba che ci sta dentro. Però vabbè, se volete abbellire casa in stile predatore potete prendere pure questi pezzi qua dei teschi, ossa, quello che vi pare, e potete metterli sopra casa, non è un problema. Comunque, andando per di qua, sbloccando la porta media di qua. No, la mia, no, la nostra prima forcina che sta rotta. Vabbè, nessun problema. Ok, perfetto, dai. Allora, modulo sensore non mi interessa un cazzo. Rotami di ferro sì, invece. Allora, vediamo un po'. Qui ci sta. Vuoto, vuoto, vuoto. Tutto vuoto. Mamma mia. Una volta ho trovato tutti i piedi. Una volta. Ci sta un supermutante. Dovrebbe essere il capo, perché ci dovrebbe avere appunto sta chiave qua. Io la prendo perché sono sexy. No, è un supermutante semplice. Mori. Ecco lì anche la nostra sonda, che la stiamo cercando. Dai. Allora, questo qui è vuoto. Tutto vuoto. Questo qui è fermo a blocco, non ci interessa. Macchina fotografica, no. No, è un altro, che cazzo. Dove sei? Questo è il cavo, eccolo qua. No, non ci credo. C'è sta muro invisibile, non mi fa passare i colpi. E muori. Vai, Dogbit, attaccalo. Oh, sto morendo, non ci ho fatto caso. Vabbè dai, dopo un po' è logico che muriamo. Ah, c'è stato il mio scudo personale. L'ala del PC-51. Ok, vedete, questo qua è un PC-51 comunque. Quando giocheremo a War Thunder lo sbloccherò un giorno di questi, lo useremo. Dovrebbe essere PC-51 D5 Mustang, se non, se, spero di non sbagliare. Però comunque mi pare di sì. Ok, prendiamo la roba dal suo mutante capo. Ah, non ce la va la chiave, ok, mi stavo ricordando male. Va bene. Ripariamoci il nostro è il suo, il nostro ci ha accompagnato, è dello sceriffo, quindi no, deve essere nostro. Comunque, parabola di comunicazione Virgo 2, noi la prendiamo. Abbiamo finito la missione, possiamo anche uscire senza nessun problema. Qui se vi volete leggere la storia, bla bla bla, se volete leggere tutta vostra, non me ne fotte. Catena posseduta. Ok, andiamo di qua. Andiamo all'osservatorio. Se vogliamo possiamo sempre salire qui sopra. E se non sbaglio ci deve essere il computer. Sì, esatto, eccolo. Per le torrette. Vediamo un po' se riesco a prima botta. Vabbè, cagare. Ok, intanto mo lo faccio subito io anche. Comunque, qui, chiave necessaria. Ci serve il computer. Non mi ricordo quale. Mi pare che dovrebbe essere questo, ma non. Si blocca questa porta. Ah, tutto qui. Ok. Sì. Sì, perché abbiamo fatto la missione secondaria e quindi ci dovrebbe essere, aver sbloccato sta cassaforte, ora non mi ricordo bene. Però comunque sì, dovrebbe essere così. Allora, proviamo un po' a fare sta cosa. E dai, cazzo. Dai, allora, vediamo un po' se riusciamo a trovare robe, cioè questo o stringa, non me ne fotte. Altre robe? No. Questo qua è diverso, ma vai a cagare. Ultima volta, giuro. E poi andiamo avanti. Ok, una volta attivato ovviamente quel computer e tutto, le torrette si ammazzano tra di loro e l'ultima che sopravvive la dobbiamo fare fuori. L'ha lisciata completamente. No, cioè, complimenti. Veramente, risentiti complimenti. Comunque, visto che abbiamo 599 colpi e sono pochi per quell'arma, per me sono pochi. Sì, non lamentatevi. Va bene così. Ora. Questo qui si attiva e vi spiega tutto dall'osservatorio, bla bla bla. Se voi andate qua e possiamo anche interrompere senza nessun problema. E sta zitto. Oppure lo possiamo anche riattivare. Ecco qua. Questo qua gira, ti fa vedere tutte quante le luci dello spazio e un supermutante anche. Muori. Olle. Sangue a go go.
tavola chiodata, non ci interessa. Vai Dogmit, fallo fuori. Ti sto dando la mano il più possibile. T'ha preso. Poi io l'ho preso. E invece no, è possibile. Stai zitto così ti posso lottare. Ok. Qui non c'era un cazzo proprio. Sì, esatto, perché si torna indietro. Però noi che facciamo? Noi andiamo qua. Ci sono venuto apposta perché qui c'è una porta con la lunga cola quantum che ci serve. Qui dentro non c'era niente. Non c'era niente. Qui invece buono. Qui c'è sta l'armadietto delle armi. Ecco qui. Lanciamissili, vabbè. Bla bla bla. Ok, robe, ok? Robe. Qui c'è sta questa qui che è buona. Terminale del planetario, vediamo un po'. No. No. Ci riuscirò un giorno a farvelo vedere? Cioè, non vorrei tagliare un'altra volta, dai. E tuoi. Oh, oh. E ce la fa, e ce la fa, mamma mia. Ok, sblocco sharp. Beh, sblocco. Impossibile organizzare porta da sbloccare. Ok, praticamente è inutile perché l'hanno aperto i supermutanti. Se non sbaglio dovrebbe essere questo. Boh, non mi ricordo. Comunque, adesso noi che facciamo? Visto che abbiamo finito la nostra missione. Mission complete. Vi faccio vedere questo bellissimo elicottero. Se volete leggerlo. E ricordatevelo. Tutto qua. Ok. Adesso andiamo avanti. E usciamo da sto museo. E vi faccio vedere il luogo dove si trova l'arma leggendaria. Che ora non mi ricordo. Ah sì, fucile d'assalto Xualong. Si chiama Xualong. Con la X. Xualong. Ok. Oddio, ci vediamo direttamente lì ragazzi. Perché devo camminare un pochino. Quindi non mi voglio far oggi non riesco a parlare. Ok. Devo camminare un pochino. Quindi non mi voglio far stancare. Vi faccio tanto vedere una cosa ragazzi, se voi dall'entrata del volto 101 andate da questa parte qui oppure vi arrampicate, che fate subito, praticamente fate così una cosa del genere, perché io di solito mi arrampico da qua, voi arrampicate qui così, voilà, ok, passate per di qui senza nessun problema, andate per di qua, andate dritti da questa parte, esattamente laggiù, e troverete allora innanzitutto un ponte. Qui che ci sta robe con predatori. E lì giù ci sta la fattoria che ho detto, una munizione nucleare. Senza nessun problema. Sì, si spara, spara. Che tanto mi ammazzi, non ti preoccupare. Muori. Voi tranquillamente, se volete, madonna che miracolo che c'hai, vi lottate a sto ponte. E trovate robe. Ora non ve lo faccio vedere perché già stiamo quasi a 18 minuti, tra 3 secondi sono 18 minuti. Quindi non ve lo farò vedere tutto. E questo qua ha tirato purtroppo la granata, quindi non lo posso far esplodere. L'ho lisciato, ok, perfetto. Niente ragazzi, ci vediamo direttamente a quel posto lì. Ok ragazzi, una volta che avete lottato tutto quanto il ponte, vi dico che potete trovare un lanciafiamme e un fucile da cecchino. State attenti a quelli là che usa il cecchino, perché sembra che c'è le munizioni infinite, perché continuano a sparare all'infinito. Io ho dovuto usare ben 4 steampack, perché per me sono un'enormità incredibile, perché non l'ho mai usato così tanti a ripetizione. Comunque, sono anche salito di livello, quindi a momenti mi dovrà far salire di livello, quindi una cosa positiva. E adesso, assieme, vi faccio vedere la fattoria che sta laggiù. Però ovviamente faccio bel taglietto in modo che così vediamo tutto quanto e anche l'arma leggendaria. Ok ragazzi, ci stiamo avvicinando qui alla fattoria, però c'è sta un qualcosa che non va perché Dogbit ringhia e non capisco il perché. Ah, porca puttana, porca troia, porca troia, tira fuori, porca puttana, mi ha preso alla sprovvista, mi sono preso un colpo, oddio. Mamma mia, non ha tirato fuori l'arma perché mi ha pure menomato, se non sbaglio, il braccio. Quindi non ho potuto mettere P-Boy. Cazzo, vabbè, comunque ragazzi avete conosciuto lo Yaoguai. Lo Yaoguai sarebbe un orso radioattivo tutto potenziato e non ho salvato quando ho lottato il ponte. Porca troia. Ok ragazzi, ho rilottato tutto il ponte un'altra volta, però comunque vi volevo dire una cosa. Non ho trovato da me era una quella, quindi quella con lanciafiamme. Quindi sto pensando che spona randomicamente e qui ci sta l'omicida. Bene, prima c'è stata una persona. Prima. Adesso ci stanno gli omicidi. Bene, quelli là della compagnia dell'artiglio. Bene, 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 bene. No, no, no. Veramente mi fa piacere. Porca troia. Madonna, 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 madonna.
Ma sfida qua per me è proprio impossibile, cioè spiegamelo. Lo yokai che ci viene dando a mano, che ci saluta, bella yokai, uccidi tutti tu. Vabbè, non te la prende come omicida, c'è stato yokai, eh. Ok, fatto fuori, adesso lo yokai contro di me, contro di me. Dai, ve l'avevo detto che era un orso tramutato dalle radiazioni. Vabbè, comunque, casomai non ve l'ho detto, ve l'ho ridetto. Comunque, allora, visto che sono buggato, dobbiamo attendere un'ora. Ok, per fortuna che ci stava lo yokai, se no forse neanche ce la facevo. Erano tosti. Vediamo un po', contatto di esterminazione, vediamo un po' che cosa dice. Tanto io mi prendo tutta sta robetta qui. Gli omicidi non l'ho mai trovati con quelli sul Fallout. Stavo già che fa vedere come trattiamo le persone che non si comportano secondo aspettative del signor Tempenny. Non deludermi se cosa. Ah, ho capito. Sì, sì, allora l'ho trovati, sì. Praticamente, vi ricordate che abbiamo ucciso il signor Burke, quella che ci ha dato la missione per distruggere il Megadon? E hanno mandato questi qua perché hanno saputo che l'ho ucciso io. Tutto qui. Comunque, qui c'è la munizione nucleare. Esattamente qua sotto, eccola qua. Perfetto. E adesso ci dirigiamo direttamente al luogo dove si trova l'arma leggendaria, visto che sono già 21 minuti di gameplay. So che non ve lo vedrete tutto, immagino, quindi mi devo sbrigare. Ok, ci riprendiamo il fucile da caccia. Andiamo a prendere quest'arma leggendaria che tanto sta laggiù. E poi dopo ci salutiamo. Ok ragazzi, una volta raggiunto questo posto, vedete questo ristorante? Praticamente, se voi entrate dentro, troviamo la persona che ci ha mandato il messaggio di cui abbiamo fatto anche la mini missione, Prime morto. E che cosa c'ha lui? Un bel po' di roba. Ed ecco qui l'arma leggendaria, fucile d'assalto Xualong. Ok, ci prendiamo tutta sta bella robetta, 500 tappe che non fanno mai male. E niente, abbiamo completato la missione nascosta, insomma, praticamente, ragazzi. Fatta questa missione, oh, ecco Dogmit, alleluia, tanto per fare quel giro ci ha messo 30 anni, vabbè, comunque. What? Cos'era questa esplosione? È successo qualcosa. Di solito quando sentite sti botti non mi ricordo bene che cosa significano, però dovrebbe essere qualcosa di molto importante. Comunque ragazzi, il video di oggi finisce qui. Ditemi se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Adesso abbiamo il fucile d'assalto Xualong, che è praticamente uguale a quello che c'eravamo noi. Però c'ha più colpi, se non sbaglio, rispetto a quell'altro ce n'ha 26-24. Questo ce n'ha 36 ed è molto migliore. È molto più buono, ragazzi, molto molto. Quindi ragazzi, il video di oggi finisce qui. Se vi è piaciuto, andateci, ci vediamo alla prossima. Nel prossimo gameplay andremo laggiù e vi farò vedere una cosa, per chi non lo sa, per fare il trofeo di tutti i behemoth. E ci saranno dei predatori. Vaffanculo, ve faccio conoscere il suo long. Manzai! Aspetta, devo ricaricare, eh. Morice, stronzo. Madonna quanti predatori. Ah, lo scorpione, mo, eh. Mo ti ammazza lo scorpione, eh. Eh? Eh? Sto rubo. Minchia la gente. Madonna. No, Dogmit. No. Dai, fallo fuori, Dogmit. Dai che ce la fai, tu. Bravo. Oh. Mamma mia, ogni volta che chiudo un gameplay c'è sempre tanta gente. Pure nello scorso gameplay, cazzo.